Amici di GV Explorer, benvenuti, siamo qua a EICMA, il Salone del Ciclo e Motociclo di Milano, 77esima edizione. Questo è il nostro angolo GV Explorer all'interno dello stand GV, che è molto più grande e molto affollato. Siamo qui con Giacomo e Claudio del progetto 7000 miglia lontano, che probabilmente avrete già visto sul nostro sito, sul portale gvexplorer.com, e siamo qua con loro per discutere un pochettino della loro parte, che hanno il loro ruolo, che hanno giocato nell'ultimissima edizione dell'iniziativa 7000 miglia lontano. Noi come GV Explorer abbiamo già supportato la primissima iniziativa 2 anni fa, dove una serie di viaggiatori convergeva in un'unica location in India per un progetto benefico. In questo caso invece il progetto è leggermente diverso, basato invece su un concetto dello stato dell'acqua del pianeta. Facciamo parlare lui, che ne sa molto di più. Bene, grazie. Quindi il numero 7 è il numero magico per questa associazione bresciana che organizza viaggi avventurosi e solidali nel mondo. Da quest'anno quindi con il numero 7 si inaugurano 7 viaggi, uno all'anno, in 7 continenti diversi. Abbiamo trasformato l'America in 2 continenti, suddividendolo in America del Nord e America del Sud, e attribuendo anche alla Russia lo stato di continente autonomo. Abbiamo iniziato con l'Europa, diversi mezzi di trasporto, quindi macchine fuori strada, noi motocicletta, mountain bike, pedoni e idrobike hanno compiuto dei viaggi tutti legati al tema dell'acqua, come si diceva, per testimoniare lo stato di salute delle acque del pianeta. Noi, c'è un nome di questo progetto preciso? Il progetto si chiama 7000 miglia lontano, H2O Planet. Okay. L'obiettivo è quello, come dicevo, di testimoniare lo stato di salute delle acque attraverso incontri con biologi, scienziati, gente che vive nell'acqua, quindi pescatori piuttosto che marinai, raccogliendo testimonianze che dovrebbero confluire alla fine del viaggio in un libro che verrà messo a disposizione delle realtà che sponsorizzano e sono vicine a questo progetto come Givi. Per la nostra parte, la parte motociclistica, quest'anno abbiamo sviluppato il tema dell'Islanda perché ci sembrava molto attinente per quanto riguarda il tema dell'acqua. Ci sono geyser, ci sono ghiacciai che arrivano al mare, c'è l'oceano che la circonda, e quindi una meta per noi ambita come motociclisti è stata l'occasione buona per dare il nostro contributo in termini anche di appoggio e di solidarietà a questo viaggio. Il viaggio che abbiamo compiuto nella seconda metà del mese di luglio fino ai primi di agosto, percorrendo grosso modo 7500 km tra la partenza da Brescia e il ritorno a casa. Ecco, mi dicevi che la città di Brescia intende dedicarvi poi uno spazio, diciamo a progetto completato, sì, uno spazio dove far vedere le vostre, sì, cose. Dato che queste iniziative sono promosse da un gruppo di persone che ha a che fare col mondo dell'arte, fotografi, professionisti e videomaker, l'idea è quella di sviluppare alla fine del progetto un'installazione artistica per la quale il comune di Brescia sta studiando la location da mettere a disposizione. Dovrebbe essere un'opera di grandi dimensioni, probabilmente in acciaio, con degli oblò all'interno dei quali nell'acqua verranno esposti in maniera permanente oggetti, situazioni che il gruppo di viaggiatori in questi 7 anni avrà trovato nelle coste del pianeta. Non necessariamente cose belle. Prevalentemente cose brutte. Perché giustamente bisogna far vedere cosa il mondo sta gettando nell'acqua, che poi è una risorsa vitale, come ben sappiamo. Con Giacomo invece vogliamo parlare un po' di più del discorso moto: che moto avete usato, come l'avete equipaggiate e poi anche a livello di abbigliamento. Presumo che l'Islanda sia abbastanza difficile da interpretare a distanza, quindi avrete dovuto un po' improvvisare arrivando là. Sì, salve a tutti. Come moto siamo partiti con 2 Africa Twin, due moto molto affidabili. Per me era il primo grande viaggio che facevo con un Africa Twin. Claudio invece l'aveva già usata in altri viaggi, e per cui diciamo erano due moto che ci hanno dato subito diciamo l'affidabilità che era richiesta. Le abbiamo attrezzate entrambe per un viaggio del genere, quindi con gomme idonee per lunga percorrenza, e in più attrezzate, una moto era attrezzata con tutta attrezzatura GV, mentre l'altra moto era attrezzata con borse e accessori della K, che entrambi sono rivelati francamente molto affidabili senza nessun problema durante tutto il viaggio. E il viaggio è stato pianificato molto nei dettagli, e per cui sono stati 7500 km divisi in circa 17 giorni di viaggio effettivi, quindi circa 400 km al giorno.
Particolari problemi non ne abbiamo avuti, siamo stati abbastanza fortunati col tempo, in quanto abbiamo avuto solo due o tre giorni di acqua. E l'abbigliamento che avevamo scelto, un abbigliamento a tre strati, si è rivelato anche in questo caso indispensabile per affrontare il clima diciamo abbastanza freddo, mentre in Italia c'erano 40 gradi, là noi viaggiavamo con 8-10 gradi al mattino, e in più sotto l'acqua una pioggerella fine che insomma, ha richiesto anche qui l'uso dei completi antipioggia e quant'altro. E per quanto riguarda invece le strade, diciamo che abbiamo fatto circa un 20% di strade sterrate, e anche qui le moto sono andate benissimo, all'altezza delle nostre aspettative e senza particolari problemi. Okay. Quindi questa era un'idea generale di quello che è stato fatto. È anche sempre bello vedere e sentire in prima persona i protagonisti delle avventure, che poi troverete e trovate già in questo caso sul portale gvexplorer.com. Vi invito ad andare a vederlo e rivivere la loro bellissima esperienza, che ripeto sarà comunque un progetto che andrà avanti e che sicuramente noi continueremo a sostenere. Grazie per essere qui e buona continuazione. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.